almeno personalmente mi ha convinto a farlo, il fatto che ci fosse anche Cosimo, che è una persona che conosco da tanti anni, e appunto il non fare un programma televisivo che fosse, come dire, canonico per le figure che siamo. Lui ne ha fatti già alcuni, ha più esperienza di me sotto questo punto di vista, no? Appunto, quindi reality show, talent legati alla musica, e ecco, era un'alternativa. Era un'alternativa, sembrava divertente. Ma noi abbiamo sfidato comunque queste autorità fin dall'inizio, perché abbiamo avuto uno stile di fuga molto, molto non irrispettoso, chiamiamolo così, sempre di un gioco si parla, quindi non voglio essere veramente rispettoso, nel senso un po' irriverente, se si può dire. E quindi questo poi è iniziato così, con naturalezza, dicendo: ah, non ci prenderanno, non hai capito? Ed è andato avanti così, poi è diventato, secondo me, il punto di forza, era la cosa divertente, no? Magari ci sono state, immagino, vedendo anche le edizioni precedenti, magari coppie che l'hanno preso mega seriamente, inventando, sbattendosi come dei pazzi, noi invece magari ci stavamo bevendo una bollicina mentre sotto ci cercavano, ecco. Un po' alla Lupin, no? Ti piace questa cosa? Sprezzante. Dei moderni dei Lupin urbani italiani. Bello. Studiato. Un parolone. Abbiamo dato uno sguardo. Ci sono stati anche i vostri colleghi. Amici, sì. Certo. Sì. Certo. Io avevo visto quella di Arcomi, che è un amico. Ma penso non sia stata la priorità nella nostra strategia di fuga, anche perché parlo personalmente, ma conoscendolo so che anche lui non è uno che si preoccupa troppo di questa cosa, cioè anche lui, che è molto più famoso di me, poi si vede, più grosso, più imponente, però lo incontri al kebab e questo vale lo stesso per me, quindi sia nella vita che nel gioco non abbiamo messo in atto questa, cioè non ci siamo preoccupati di questa cosa. No? Nascondersi, diciamo. No, io vado in giro da solo la mattina a piedi, faccio le mie cose, in giro per me non è che mi preoccupo del nascondermi. Non sono mai stato sospettoso per tutta la durata del gioco. Diciamo che sì, più che altro a noi a un certo punto, abbiamo fatto dei bei passaggi di... Comunque sono stati, secondo me, belli da vedere, belli. Comunque siamo stati nel nostro ambiente, ma abbiamo avuto questa estetica underground, un po' che è quella che contraddistingue poi il mondo da cui veniamo, no? Però non c'è stato questo sospetto, perché noi, diciamo, dopo un po' la terza e il quarto movimento abbiamo avuto la presunzione di essere imprendibili. E quindi abbiamo detto: non succederà mai. Poi alla fine ce ne sono stati tanti. Ce ne sono stati diversi, sì, di divertenti ce ne sono stati. C'è stato un momento quando la cosa è diventata lì bucolica, mi è scesa la catena. Però è stato divertente anche lì. Sì, fino a lì è stato, cioè, diciamo, il momento urban, che era quello dove sono più a mio agio, è stato fantastico per me. Beh, Roma è stato divertente, Napoli è stato divertente, sì, sono stati passaggi divertenti. In realtà io ho poco da rimproverare a Cosimo, niente, anzi mi complimento con lui per il suo intuito che ci ha svincolato da un paio di situazioni, così il no look l'ha fatto, senza accorgersene ha portato a casa il risultato. Quindi, per me è uguale, sono trovato bene, insomma. Sono qua per rimproverare nessuno. Io sceglierei tutte quelle canzoni di Moroder, Fuga di Mezzanotte, quel soundtrack così un po' anni 80. Non so dirtelo, così su due piedi non ho idea. Un grande successo di 883 metteresti. Uguale. Qualunque cosa. Tutto uguale.